Bentornati alla seconda parte extension completa. Dopo che abbiamo realizzato queste quattro insetti riempitivi per creare questo allungamento di capelli sfumato, andremo a chiudere l'extension con i laterali. Mediamente dovrebbero essere tre inserti, ma adesso andiamo a extension pratica completa. Bene, allora prendo il pettine e mi vado a creare la prima sezione sempre orizzontalmente. Eccola qua, perfetto. Questa va. Fermiamo. Andiamo poi a visionare quello che abbiamo fatto precedentemente. Qui c'è ancora un pochino di residuo di polimero sulla testina sintetica, però sui capelli normali. Allora spostiamo un pochino e andiamo a vedere questo inserto, eccolo qua, guardate com'è, è buono. Allora mi sposto anche questi capelli per avere una traiettoria migliore, così, e abbiamo spostati, eccoli qua. Bene, abbiamo realizzato il primo inserto continuo, adesso lo spazzoliamo per vedere quanto riempimento sta realizzando. Se noi portiamo questi capelli indietro, portiamo i capelli indietro e vediamo se escono i polimeri, se sono stati posizionati bene. Quindi andiamo a realizzare il secondo inserto di un paio di centimetri per legarmi sempre alla ciocca successiva. Eccola qua, vedete? Ecco, sposto i capelli sia da questa parte, ecco, questa è l'ultima. In questo caso, dato che stiamo riprendendo l'ultimo inserto dove non abbiamo realizzato il continuo, ma abbiamo realizzato l'alternato. Quindi, se dovessimo creare un qualcosa di sfumato, continuerei con questo alternato. Quello che ci serve qui, sul frontale sarebbe un continuo, ma non sarebbero tante ciocche, perché sarebbero solamente tre ciocche che io adesso vado a montare. Beh, ora finito i tre inserti, andremo a spazzolare. Guardate come si sta riempendo bene la parte anteriore, eccola qua. Sciogliendo i capelli potremmo decidere se aumentarla un'altra, ma per il tutorial credo che vada molto bene questo. Poi faremo anche un taglio perimetrale per togliere e creare questa forma a V e dargli. Ok, perfetto. Allora passiamo all'altro lato. Concludendo, facciamo riscivolare i capelli e andiamo a vedere il riempimento che abbiamo realizzato. Ok, perfetto.
Allora, io mi metto qua vicino e vorrei concludere con voi questo aspetto. Allora, qui abbiamo realizzato un montaggio continuo per realizzare un'estensione. La faccio vedere dietro, eccolo qua, infilo queste mani a rastrello. Abbiamo creato questa sfumatura. Adesso andremo a realizzare un pochino di taglio e poi anche una bella messa in piega, sarà una sorpresa e vediamo. Ci vediamo ai prossimi tutorial con Extension Completa Pratica. Ciao!